Avrei voluto fare polemiche, rispondere, avevo anche un'energia che è quella che mi caratterizza quando attacco qualcuno o reagisco all'attacco di qualcuno, ma in realtà credo che non sia giusto. Le condizioni in cui siamo sono per tutti mortificanti, per alcuno umilianti, e quindi credo che sia inutile fare polemiche, semplicemente sperare e aspettare che la situazione migliori e che ci arrivino notizie rassicuranti sul fatto che il male si sta allontanando da noi. Io l'ho sperato fin da subito e ho dovuto rispondere anche del mio ottimismo, posso chiamarlo così. Non sono diventato pessimista, sono rimasto in casa a leggere, a pensare e oggi nell'ordine devo ringraziare il primo ministro albanese che nei mesi scorsi ha avuto polemiche infondate. Insieme abbiamo risposto per l'Italia e dall'Italia anche a questa aggressione politica, ma che oggi merita la mia conferma di stima e anche quella di molti che hanno visto quello che lui, da un paese colpito, ma forse meno colpito, e comunque in cui c'è bisogno di tutto, ma ci sono anche persone generose. Dal suo paese arrivano 30 medici in Italia e mi sembra un segnale molto positivo perché quei medici potrebbero occuparsi dei malati in Albania, ma ritengono più urgente venire a soccorrere i nostri. Quindi ringrazio Edi Rama e vedo gli albanesi come fratelli. Io tra l'altro ho una figlia albanese, quindi il mio rapporto con quella nazione è sempre stato molto intenso. Mia figlia ha 20 anni. E quindi da molto tempo io sento quella nazione come una regione italiana. Lo sente anche Edi Rama, senza perdere nessun orgoglio nazionale, ma sente quanto di italiano c'è in Albania e quanti albanesi in Italia dopo l'inizio burrascoso e la nostra reazione, come sempre accade, diffidenza verso gli estranei. È stata di riconoscimento dell'operosità, delle capacità, della intelligenza degli albanesi in Italia, che da molto tempo non danno più nessun segnale negativo e questa volta un segnale molto positivo. Quindi grazie a tutti gli albanesi e grazie al Presidente del Consiglio, Edi Rama, tra l'altro pittore. E allora, altra cosa che posso dire, rimandando ad alcune cose che ho scritto in questi giorni, occupandomi ancora di Raffaello, della mostra che adesso si vede a distanza con un video che racconta i quadri esposti. Oggi ho parlato sul giornale della morte di Raffaello e della passione, Eros e Thanatos, proprio l'amore sessuale che lo rende una personalità più intrigante di come sia stata raccontata come un santino da una critica che non voleva ritenere che nessun difetto, nessun limite, nessun eccesso, in questo caso eccesso, potesse limitarne la perfetta grandezza. E poi ho ritenuto più che illustrare quadri, quindi fare il mio mestiere, leggere poeti. Ho recuperato nella libreria alcuni autori poco letti, fra cui una donna, una poetessa, Antonia Pozzi, viceversa di nasce perché è l'anno in cui esce un suo saggio su Flaubert da Garzanti. Muore quindi nel 38 e quindi muore a 26 anni. Una ragazza. Eppure scrive poesie struggenti e così intense che è bene ricordarle.
parla di qualcosa che noi chiusi in casa, come lei è stata nella sua breve vita, sentiamo che c'è dentro di noi un infinito, una forza che ci fa andare oltre i limiti fisici. Il cielo in me. Io non devo scordare che il cielo fu in me. Tu eri il cielo in me, che non parlavi mai del mio volto, ma solo quando io parlavo di Dio, mi toccavi la fronte con lievi dita e dicevi: sei più bella così, quando pensi le cose buone. Tu eri il cielo in me, che non mi amavi per la mia persona, ma per quel seme di bene che dormiva in me. Se l'angoscia delle cose a un lungo pianto mi costringeva, tu con forti dita mi asciugavi le lacrime e dicevi: come potrai domani essere la mamma del nostro bimbo se ora piangi così? Tu eri il cielo in me, che non mi amavi per la mia vita, ma per l'altra vita che poteva destarsi in me. Tu eri il cielo in me, il gran sole che muta in foglie trasparenti le zolle, e chi volle colpirti vide uscirsi di mano uccelli anziché pietre, uccelli, e le loro piume scrivevano nel cielo vivo il tuo nome come nei miracoli antichi. Io non devo scordare che il cielo fu in me, e quando per le strade, avanti che sia sera, ma giro, ancora voglio essere una finestra che cammina, aperta, col suo lembo di azzurro che la colma. Ancora voglio che soda a stormo battere il mio cuore in alto come un nido di campane, e che le cose oscure della terra non abbiano potere altro su di me che quello di martelli lievi a scandere sulla nullità cellula dell'anima solo il tuo nome. 11 novembre 1933.